Këtë pjesë pra e nisim aktivitetet e Federatës së Volejbollit të Kosovës, pasi që javën e kaluar vendin tonë vizituan dy njerëzit më të lartë të Federatës Italiane të këtij sporti dhe dy personalitete të shquara të Konfederatës Evropiane të Volejbollit. Gjatë vizitës së tyre në Kosovë, krahas takimeve që kishin me homologët e tyre, u pritën edhe nga krerët e Komitetit Olimpik të Kosovës, derisa më pas nënshkruan edhe memorandum bashkëpunimi me Federatën e Volejbollit të Kosovës. Përvojën e tyre gjatë qëndrimit në vendin ton e ka shprehur nën kryetari i Konfederatës Evropiane të Volejbollit Renato Arena në intervistën ekskluzive për Radio Televizionin e Kosovës, të cilën e ka realizuar kolegu ynë Artan Muaxhiri. Signora Arena, è un gran piacere averti qui per la seconda volta a Kosovo. Quali progressi hai notato nel volleyball di Kosovo dalla tua ultima visita che hai fatto 5 anni, penso, prima? Ah, io sono favorevolmente, mi è piaciuto molto il clima e mi è piaciuto molto, diciamo, anche il report che ho ricevuto in questi 2 giorni che sto spendendo di visita qui da parte della Federazione del Kosovo. Sono ragazzi secondo me fantastici, è una federazione giovane, è un movimento giovane e forse non è soltanto una città, è una nazione giovane che vuole crescere e si nota subito dal primo contatto come c'è questa voglia di fare, e questo è veramente molto positivo, aiuta molto nella comunicazione. La presenza di signor Manfredi spiega tutto, che l'Italia è pronto ad aiutare i piccoli paesi di pallavolo come Kosovo, stesso con l'Albania. Sappiamo le qualità di pallavolo d'Italia e questo è un gran onore avere quella cooperazione. Come vedi quella cooperazione nei vostri occhi? Questo è un progetto che nasce da una collaborazione della Confederazione Europea di Pallavolo con le federazioni più grosse. L'Italia è stata la prima a muoversi, non è soltanto Albania e Kosovo, ma ha già fatto degli accordi con Irlanda, con Israele, con Turchia, e siamo pronti a farle anche con Ungheria e Lettonia. Ma devo annunciare, ecco, questo è anche un motivo, ringrazio della domanda, perché anche la Turchia per esempio ha fatto un accordo adesso con l'Azerbaigian, la Bulgaria ha fatto un accordo con Irlanda e con Georgia. Quindi è il movimento tutto della pallavolo che vuole alzare il livello, perché anche se nella pallavolo l'Europa è la più forte confederazione del mondo, però noi abbiamo tanti piccoli paesi e dobbiamo cercare il modo di fare crescere questi paesi. Ecco, questo è il progetto lanciato, e stiamo trovando nelle grosse federazioni, nelle piccole è facile perché devono ricevere, ma nelle grosse federazioni questa disponibilità a lavorare e aiutare le piccole a crescere. Come vicepresidente di CIV, come può la CIV sostenere lo sviluppo di pallavolo di Kosovo? E come ho spiegato, intanto noi come Confederazione Europea abbiamo già dei progetti. Abbiamo il progetto della scuola, di cui il Kosovo già partecipa. Abbiamo in futuro l'idea di creare una fondazione per fare progetti di empowerment program per le nazioni, diciamo, che hanno più necessità. Però poi quello che è importante, ed è quello che stiamo facendo, è di mettere in rete le grandi nazioni e le piccole nazioni, perché se riusciamo a creare questo network sicuramente avremo un prodotto finale ottimo in futuro.
Come televisione nazionale di Kosovo abbiamo avuto una gran cooperazione. Quanto è importante avere quella relazione tra le federazioni e specialmente televisioni nazionali per le partite, per le promozioni, social media. È fondamentale, no? Quanto è importante. È fondamentale per lo sport in futuro. Lo sport senza televisione non può avere un fine. Iniziamo dalle Olimpiadi. Se noi guardiamo le Olimpiadi, diciamo, è diventato uno sport planetario, ma grazie alla televisione. Allora, la funzione della televisione è importantissima per lo sport. Noi dobbiamo continuare, dobbiamo aprirci a questo mercato, a questa diciamo grande famiglia, perché è una grande famiglia, e necessitiamo di avere questa interazione con la televisione, molto di più della carta stampata, perché adesso con le nuove tecnologie. E purtroppo la carta stampata comincia a essere, anche se è importante, però comincia a diminuire il flusso, diciamo, di notizie che arriva dalla carta stampata, perché grazie a internet c'è una rapidità della notizia, che la carta stampata purtroppo non riesce a seguire per problemi diciamo, di stampa, di andare nel chiosco per la vendita, e invece la televisione ha questo, come dire, Priorità. questa priorità, perché è diretta, perché tutti la vedono, è come dire, planetaria. Ed è facile, perché, come dire, tutti possono vederlo. E allora questo è importante. Allora, la funzione della televisione nello sport è una funzione, basilare. Signor Arena, grazie di essere qui in Kosovo per la seconda volta, spero che non è ultima, perché vedo che tra poco ho già sentito che voi avete una candidatura per il presidente di Civi, è ufficiale quello? Diciamo che l'anno prossimo ci saranno le elezioni, Vediamo è work in progress, lavoriamo. speriamo che nella sua altra visita qui in Kosovo venite come presidente di Civi e un ringrazio per la cooperazione davvero bellissimo che avete fatto con la Federazione di Kosovo. Sono io a dover ringraziare dell'ospitalità ricevuta sia dalla federazione che dal Comitato Olimpico Nazionale e da voi che mi avete dato la possibilità di esprimere appunto alcuni concetti della pallavolo. Grazie a tutti voi.